dobbiamo ringraziare Dio che non è successo niente, perché sennò adesso invece di arrabbiarci stavamo a piangere. Ma è possibile? Per gli interessi di chi? Ma per gli interessi di chi? Non c'è pace in strada Parolina, avviato il cantiere per la già contestata nuova lottizzazione di cui ci siamo ampiamente occupati, i residenti ci hanno chiamato allarmati per gli scavi attorno ai pali della luce, perché sentite un po'. Domenica sera ci siamo resi conto che i pali si muovevano troppo, siamo andati giù a misurare, a vedere, perché non era mai successo, e sinceramente non c'è più niente, non c'è un filo di terra che tiene fermo l'ancoraggio dei pali. I pali sono a rischio crollo in qualsiasi momento. Lì i vigili del fuoco ci hanno chiaramente detto che basta che ne crolli uno e porta giù tutto i pali della via. Hanno fatto proprio stamattina alcuni video in cui documentano gli scavi e l'arrivo dei vigili del fuoco. A voi avete avuto davvero molta paura, sono arrivati anche i vigili del fuoco proprio questa mattina. Sì, e i vigili del fuoco hanno chiamato l'AIM, l'AIM arrabbiatissima ha chiamato subito la ditta appaltatrice che dovrà richiudere, mettere in sicurezza, richiudere immediatamente, ma proprio immediatamente, tutti i buchi che hanno fatto. Abbiamo subito portato la questione alla titolare della ditta che sta facendo i lavori in strada Parolina, che ha assicurato. Io sono alquanto sorpresa di questa comunicazione. Non c'è il rischio dunque che questi pali della luce cadano, crollino a causa proprio di questo scavo a ridosso? Ma no, anche perché cioè, è uno scavo di 20 centimetri, quant'è? Noi di Rete Veneta vigileremo che i lavori vengano realizzati davvero nella massima sicurezza per i residenti.